Eurocart è specializzata nel trasporto e recupero di rifiuti, noleggio container e press container e può offrire una completa consulenza ambientale. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Tra poco la prima edizione del TG Veneto News. Un'ampia pagina di cronaca. Siamo in diretta a Villanova del Gebbo per il dramma. Il bambino di 4 anni morto annegato era sparito ieri sera, scivolato nel fiume nel Adigetto mentre stava giocando. L'hanno cercato per tante ore il padre che si è gettato in acqua e poi il sommozzatore dei vigili del fuoco. Poco prima di mezzanotte è stato recuperato il corpo senza vita, stava galleggiando a qualche centinaio di metri dal luogo, dal punto esatto in cui era caduto. E poi ancora a Rovigo, una esplosione in una scuola superiore, la stessa salita alla ribalta delle cronache per l'episodio dei ragazzi che hanno sparato i pallini alla prof, lezioni sospese, 900 studenti fatti evacuare, ci sono alcuni studenti leggermente feriti dai cocci di vetro. E poi torneremo a parlare dello studente morto a 16 anni, un volo dal settimo piano, è stato sequestrato il PC perché c'è l'ombra anche della sfida sui social. Qui siamo a Vicenza. Restate con noi, a tra poco. Eurocart è specializzata nel trasporto e recupero di rifiuti, noleggio container e press container e può offrire una completa consulenza ambientale. Belluscio Assicurazioni è sempre la risposta giusta. Sui nostri social tutte le novità sul mondo assicurativo. Una facile connessione con i nostri clienti per un'agenzia sempre più smart. Bimbo di 4 anni cade nel fiume e annega, tragedia a Villanova del Gebbo, il padre si tuffa per salvarlo, il corpo ripescato dai sommozzatori dopo ore di ricerche. E scontro tra il sindaco e il prefetto sulle trascrizioni in anagrafe dei figli delle coppie arcobaleno. Il primo cittadino di Padova non arretra, alla prefettura segnaleremo i casi in procura. Muore a 16 anni dopo essere precipitato dal settimo piano. La procura di Vicenza indaga sulla tragica scomparsa di uno studente. L'ombra di una sfida sui social dietro il dramma. Legato rapinato dell'incasso, serata di paura per un tabaccaio di Santa Maria di Sala. I carabinieri di Treviso arrestano due uomini, denunciano una donna. Sono sospettati di altri colpi tra Padova e Treviso. Il TAR congela la tassa di imbarco sui voli in partenza all'aeroporto Marco Polo di Tessera, voluta dal Comune di Venezia, ma rigetta la sospensiva richiesta da Save, decisione rinviata al 24 maggio. E intanto oggi la presentazione del calendario delle crociere. Stagione turistica da record nelle spiagge venete, serviranno però almeno 30.000 lavoratori stagionali. Appello al governo per aumentare la quota di stranieri, ma servono alloggi e formazione. Sabato e domenica è aperto al pubblico il tunnel dell'ex base NATO. Per la prima volta nella storia il comune di Affi è stato inserito nelle mete delle giornate di primavera del FAI. La prima edizione del TG Veneto News, buongiorno a tutti e ben ritrovati. Lo avete sentito dai titoli, purtroppo una tragedia in provincia di Rovigo, Villanova del Gebbo, un ragazzino di 4 anni scivolato nell'Adigetto. Ricerche per tutta la serata e poi ieri poco prima di mezzanotte l'amara scoperta, il dramma, è stato ripescato il corpicino senza vita. Stava galleggiando a qualche centinaio di metri dal punto dove era caduto, vani tentativi di soccorrerlo, di trovare il figlio anche da parte del padre che si era gettato nelle acque fredde dell'Adigetto. Siamo in collegamento, in diretta con il nostro Johnny Lazzarotto. Allora a te, Johnny.
Sì, buongiorno dalla provincia di Rovigo. Siamo a Villanova del Gebbo, paese in lutto per la tragedia che ha scosso l'intera comunità ieri, poco dopo le 19, nel tratto della Digetto. Qui alle mie spalle un piccolo di 4 anni è caduto, sembra, mentre stava giocando con il papà e lo zio, sembra sia scivolato su uno scalino ed è finito nelle acque limacciose della Digetto. Non è più riemerso. Il suo piccolo corpicino è stato ritrovato senza vita qualche ora più tardi, attorno alla mezzanotte, dai soccorritori e dai sommozzatori che sono giunti dalle province di Vicenza e Treviso per effettuare le ricerche. Una ricerca spasmodica fin dai primi attimi in cui il piccolo di 4 anni di origine marocchina è finito in acqua. A cercarlo immediatamente il papà, uno zio nelle vicinanze proprio del luogo della tragedia, ma purtroppo l'oscurità che stava calando in quel momento e la melma che è contenuta nell'acqua in questo periodo all'interno della Digetto hanno reso difficile, impossibile ritrovare il piccolo, che è stato rinvenuto galleggiare circa 700 metri più a valle in prossimità di un pub. Il piccolo stava giocando, come detto, vicino al fiume, nelle vicinanze dell'abitazione dove abitava, appunto risiedeva con il resto della famiglia, e per cause ancora tutte da chiarire, tutte da definire, forse una fatalità, probabilmente uno scivolone dallo scalino, è caduto in acqua. Ricerche che sono proseguite per diverse ore, sono accorsi i vigili del fuoco che hanno scandagliato il tratto tra una settantina di metri fra il punto della caduta fino allo sbarramento che vedete alle mie spalle. Poi, come detto, i sommozzatori da Venezia, da Vicenza e da Treviso sono stati fatti levare in volo anche i droni, sono accorsi i carabinieri della compagnia di Rovigo, ma insomma nulla è servito per ritrovare in vita il piccolo di 4 anni, famiglia chiaramente sconvolta, molto conosciuta, integrata nel territorio, il lutto, l'intera comunità di Villanova del Gebbo, località della provincia di Rovigo, che davvero ieri è stata in apprensione per diverse ore fino purtroppo al tragico ritrovamento. Per il momento dalla provincia di Rovigo, da Villanova del Gebbo è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Gianni Lazzarotto. Restiamo a Rovigo, questa volta in città, perché un botto e tanto fumo che ha invaso un'aula e un corridoio mentre tutti gli studenti sono stati fatti uscire dalla scuola. È accaduto questa mattina, poco dopo le 9, all'Istituto Tecnico per Geometri Amos Bernini in via Alfieri, che fa parte del polo tecnologico di Rovigo e che è legato all'ITIS Viola Marchesini, l'istituto già salito alla ribalta delle cronache per la vicenda della professoressa colpita dai pallini. C'è stato fumo, c'è stata una esplosione, due studenti hanno riportato delle ferite lievi alle mani. Non sarebbe stato necessario l'intervento del 118 perché sarebbero stati accompagnati in pronto soccorso da un professore e già dimessi pochi minuti fa. Questo almeno il racconto degli studenti che abbiamo trovato all'esterno, che parlano di un rumore come un'esplosione e di vetri rotti. Sul posto i vigili del fuoco, li vedete le immagini dell'intervento dei vigili del fuoco, non c'è stato un principio di incendio, più che un'operazione di soccorso, quella dei pompieri è stata un'ispezione, mentre tutte le strutture sono state fatte evacuare, evacuati quindi, scesi in strada tutti gli 8-900 studenti, e le lezioni sono state sospese. Naturalmente maggiori dettagli su questa vicenda nelle prossime edizioni del TG Veneto News. E allora adesso affrontiamo l'altro tema del momento, quello della trascrizione in anagrafe della maternità o della paternità per quanto riguarda i figli delle coppie cosiddette arcobaleno. Ieri un lungo incontro, eravamo in diretta tra il prefetto e il sindaco di Giordani, di Padova Giordani. Alla fine il sindaco non ha fatto una retromarcia, dice io vado avanti, e allora il prefetto dice che è pronto a segnalare questi casi in procura. Andiamo a Padova con Gabriella Basso.
toni concilianti, ma le posizioni rimangono diverse, distanti tra il primo cittadino di Padova, Sergio Giordani, e il prefetto Raffaele Grassi. Un incontro, quello di ieri, durato quasi 3 ore per scandagliare quella che è la problematica delle iscrizioni anagrafiche dei bambini delle famiglie omogenitoriali. Ricordiamo che la norma nazionale prevede la non iscrizione per quanto riguarda i bambini da parte di entrambi i genitori maschi, mentre rimane il vuoto per quanto riguarda il vuoto legislativo per quanto riguarda quello delle mamme, entrambe mamme della coppia. Il primo cittadino ha ribadito di voler tutelare quelli che sono i diritti dei bambini, che hanno diritto appunto all'iscrizione per tutta una serie anche di pratiche amministrative, burocratiche. Dal canto suo il prefetto invece ha ribadito il rispetto della norma nazionale e anche l'invito che poi lui ha mandato a tutti i sindaci proprio di rispettare quanto chiesto dal governo, e ha anche detto che tutti gli atti che appunto l'amministrazione comunale farà a questo punto verranno inviati all'autorità giudiziaria. Dal canto suo il sindaco ha ribadito che ogni atto che è stato fatto fino ad oggi in merito all'iscrizione anagrafica dei bambini, da mamme, da genitori, da coppie omogenitoriali, è stato inviato a chi di dovere. Quindi lui dice: io ho fatto quanto dovevo fare, ho fatto il mio dovere. Quindi dice: ribadiamo linee diverse, ancora distanti su questa tematica. Ieri sera a manifestazione, un sit-in davanti a Palazzo Moroni a sostegno della posizione del primo cittadino e l'invito da parte delle famiglie arcobaleno, delle rappresentanze politiche che erano presenti, a tutti i sindaci di mantenere la posizione, di mantenere il diritto, di portare avanti quello che è il diritto appunto ai bambini e l'iscrizione anagrafica. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. E grazie anche a Gabriella Basso. Adesso torniamo a parlare della rapina a Santa Maria di Sala. La vittima legata, sequestrata nel suo tabacchino, è un tabaccaio che aveva già visto i ladri rapinatori nel suo negozio. C'è stata pronta, sempre nella giornata di ieri, la reazione delle forze dell'ordine, perché un'auto sospetta è stata fermata, 2 persone arrestate, una terza persona denunciata, in questo caso una donna. Allora vediamo i servizi con la testimonianza del tabaccaio e poi l'operazione svolta dai carabinieri di Treviso e di Vittorio Veneto. Mancavano 5 minuti che chiudessi e c'ero io e un'altra persona qua presente, e hanno aperto la porta, sono entrati 2 persone incappucciate con un pistola in mano, mi hanno fatto segno di venire di qua, sono venuti di qua, uno si è fermato sulla cassa mentre l'altro mi ha accompagnato di là, abbiamo il magazzino, mi ha legato le mani con delle fascette e mi ha puntato la pistola. Minacciato, legato e rapinato, Fabrizio rivive l'incubo che ha vissuto la sera prima. Sono le 7 quando 2 banditi entrano nel suo negozio e gli puntano una pistola alla tempia. Pochi minuti per ripulirlo dell'incasso del pomeriggio, 1.800 euro. L'incasso del pomeriggio, sì. Sì, del pomeriggio. Dopo hanno perso un coltello fuori quando sono usciti. La fuga rapida, minacciando anche chi alle 7 di sera passeggiava per il centro del paese. Dei ragazzi si sono rifugiati nella vicina pizzeria, poi la corsa con l'auto, una Fiat Punto Bianca che era fuori ad attenderli, con a bordo un altro complice, una donna. Mi sono tolto subito le fascette e è stato sul computer subito, per telefonato a lei che mi ha subito i carabinieri. Intanto io ho guardato sul computer le immagini del video, per la targa, perché se vedevo la targa, se vedevo la macchina. Immagini che hanno permesso di incastrare i 3 fermati dopo 3 quarti d'ora al casello di Cordignano, in auto, dentro una borsetta e bottino, nascosta nel vano motore la pistola, una riproduzione perfetta. Magra consolazione per Fabrizio, che in pochi anni di attività ha già subito 3 furti. L'altra volta ci hanno fatto un danno enorme, hanno portato via tutte le sigarette che avevamo, hanno portato via circa una ventina di mila euro, 20.000 euro di... L'altra volta sì. Noi vedevamo tutto da casa, abbiamo col telefono in mano, abbiamo acceso la telecamera, vedevamo che rubavano roba dentro. Si è dotato di telecamere di videosorveglianza, messo le inferriate alle vetrine, ha anche installato un sistema di allarme che in pochi minuti riempie la stanza di fumo bianco, ma poco hanno servito. Paura sinceramente non ho neanche avuta tantissima, tanta rabbia, quello sì. Vedi proprio che non ti senti tanto tutelato, quello sì.
Santa Maria di Sala come Refrontolo, come Massanzago, bersaglio della banda, sempre piccoli negozi, tabaccheria, il colpo sempre alla stessa ora, alle 19, orario di chiusura. Uguale anche il modus operandi, volto coperto, coltelli e pistola alla mano, minaccia al titolare, poi in pochi minuti si svuota la cassa, il bottino di giornata poco più di 1.000 euro. E poi la fuga a bordo di quella Fiat Punto Bianca, l'auto che li ha incastrati, la vettura che hanno provato a travisare con targhe rubate a Padova, che hanno cercato di depistare esponendo la prova guida, ma a bordo della quale li hanno fermati con tanto di refurtiva e pistola, e che li ha collegati ad almeno 3 rapine, quelle a cui si è riusciti a risalire solo negli ultimi 20 giorni. Abbiamo proceduto all'arresto appunto di 2 soggetti, alla denuncia a piede libero di una terza persona. Un 46enne di Conegliano senza precedenti e una coppia, lui 56 anni, lei 37, di Vittorio Veneto, già noti alle forze dell'ordine. Tutti risulterebbero disoccupati. Un terzetto già tenuto d'occhio dai militari. Per i 2 uomini è scattato l'arresto, mentre la donna è stata denunciata. A Santa Maria di Sala aspettava in auto, faceva da palo, mentre a Refrontolo, quando hanno rapinato un'anziana titolare di 81 anni, avrebbe giocato un ruolo diverso. La donna la riteniamo parte integrante di questo sodalizio, ecco, sicuramente con una responsabilità che per ora riteniamo meno forte rispetto agli altri 2, ma parte integrante appunto di questo gruppo. 3 rapine in nemmeno 20 giorni tra le province di Venezia, Padova e Treviso, ma potrebbero emergere altri colpi. La banda si era specializzata, agiva con un metodo ben preciso, si scaverà, le indagini sono in corso. In corso e non escludiamo la loro responsabilità in altri, ecco, episodi analoghi del, ecco, occorsi qui in Veneto. Ecco. Andiamo a Vicenza per la tragica morte di un ragazzo di 16 anni, uno studente liceale volato dal 7° piano. Adesso c'è un'indagine perché la procura indaga e ha posto sotto sequestro anche il suo PC, perché si sospetta in qualche modo l'ombra di una sfida estrema sui social. Saranno le indagini della Procura dei Carabinieri di Vicenza a far luce sulla morte di un ragazzo di 16 anni, studente del liceo Quadri. Al momento gli investigatori che hanno sequestrato il cellulare del giovane e il suo computer stanno cercando di capire cosa sia accaduto esattamente nel bagno di un'abitazione di via Adenauer in zona Mercato Nuovo, dove il minorenne si era appartato mentre tutta la famiglia stava festeggiando a casa di un parente una ricorrenza. Stando alle ricostruzioni, il sedicenne sarebbe volato da una finestra del 7° piano di una palazzina all'incirca una 30 metri nella zona residenziale e morendo sul colpo. A scoprire la tragedia è il padre del ragazzo, che, accortosi dell'assenza troppo prolungata del figlio, si è preoccupato, iniziando a cercare il ragazzo. Al momento gli inquirenti, che stanno vagliando ogni possibile pista, stanno cercando di capire se il ragazzo sia stato nel caso vittima di bullismo o di qualche situazione da cui non riusciva ad uscire, o se quanto accaduto sia anche un incidente legato ad una sfida, magari da postare sui social e legata a quelle che vengono definite challenge, che consistono in video virali estremi di utenti che fanno cose stravaganti, spaventose o divertenti. Non si esclude anche un gesto volontario. La notizia shock è stata comunicata ai compagni dello studente dopo che i carabinieri questa mattina si sono presentati al liceo Quadri. La procura, con il PM di turno Jacopo Augusto Corno, al momento ha aperto un fascicolo e saranno le indagini a far chiarezza su questa tragedia. Parco faunistico Cappeller, per trascorrere una meravigliosa giornata in un'oasi verde con centinaia di animali e un museo dove intraprendere un fantastico viaggio tra i continenti, la preistoria e il piccolo grande mondo degli invertebrati. Parco faunistico Cappeller, emozioni da vivere. E adesso invece andiamo a Venezia, perché lo avete sentito anche dai titoli. Il TAR ha di fatto congelato la tassa di imbarco di 2,5 euro per tutti i turisti che salivano su un aereo in partenza da Venezia. Una tassa voluta dal comune, è stata però rigettata anche la richiesta di sospensiva di Save. Si doveva iniziare a pagare il 1° di aprile e invece tutto è spostato dopo una riunione che si terrà il 24 di maggio. A proposito di turismo, oggi tra l'altro a Venezia si presenta anche la stagione delle crociere. Allora andiamo a Venezia dalla nostra Paola Gazziola.
Il turismo oramai freme, si preparano i porti e le navi, si preparano gli aeroporti, ma c'è turbolenza sui cieli di Venezia e la nube grigia sono quei 2,50 euro che il Consiglio Comunale di Venezia ha chiesto a Save per i voli in partenza. Una tassa che i passeggeri avrebbero dovuto pagare già dal 1° di aprile, ma poi ci fu il ricorso di Save e ora sappiamo che i voli in partenza saranno gratuiti, questa tassa quindi non si pagherà almeno per i prossimi 2 mesi. E questo perché ieri nell'udienza le parti hanno deciso di congelare l'applicazione e riscossione di questa addizionale sui diritti di imbarco, rinunciando di fatto a discutere la sospensiva. In cambio l'udienza di merito è già fissata per il 24 di maggio, quindi al momento tutto resta congelato. Poi 2 saranno gli scenari possibili: l'accoglimento del ricorso e la disapplicazione della tassa, cui seguirà sicuramente il ricorso da parte del Comune di Venezia al Consiglio di Stato, oppure verrà respinto il ricorso e quindi riconosciuto il diritto alla tassa e magari anche in forma retroattiva, per cui Save dovrà risargire il Comune per le tasse non pagate già dal 1° di aprile o l'efficacia comunque a partire da giugno. I due enti dunque restano ai ferri corti, del resto Venezia ha bisogno di quei soldi, si parla di circa 10 milioni all'anno, e questo perché dal 2024 la legge speciale per Venezia non avrà più fondi. Più sereno almeno per il momento invece sul fronte delle crociere. Allora, dopo la presentazione del calendario estivo di Chioggia, oggi presentazione del calendario estivo per Venezia. Presentazione direttamente con il commissario straordinario delle crociere, Fulvio Di Biasio, presidente anche dell'autorità del sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale. E quindi oggi il calendario per questa prossima estate in arrivo, le crociere appunto che arriveranno e faranno tappa su Venezia. Per il momento dunque da Venezia è tutto, Paola Gazziola, Alessandro Macchi, linea allo studio. Grazie Paola Gazziola, parliamo ancora di turismo perché le spiagge saranno letteralmente prese d'assalto come mai lo sono state negli anni recenti e forse davvero mai, perché ci sono già le prenotazioni a 1000 e si cercano però i lavoratori. Quei lavoratori, quei posti di lavoro in palio che nessuno a quanto pare vuole più fare, i camerieri ma anche i bagnini, serviranno almeno 30, forse 32.000 assunzioni. E c'è anche la richiesta al governo di provvedere con le quote riservate ai migranti. Serve però integrazione, serve formazione, serve anche trovare loro una casa. Sentiamo. Stagione balneare alle porte, almeno per gli addetti ai lavori, pronti a pulizie, ritinteggiatura, programmazione, ricerca di lavoratori. Più complicata questa che salire una scala per dipingere il soffitto. Anche perché quest'anno sembra che di stagionali ne servano almeno 30.000, ma si potrebbe arrivare al numero record di 32.000, e questo perché sarà da record anche il movimento turistico in Veneto e i lavoratori non si trovano. Quello che è diminuito invece anche in parte al fenomeno Covid è la presenza dei lavoratori stagionali. Causa Covid hanno cercato occupazioni più continuative, hanno cambiato completamente lavoro, sono andati in pensione e la demografia pesa. A ciò si aggiunge anche la guerra. Per avvicinare di nuovo domanda e offerta serviranno detassazione e contributi a chi rinnova il contratto, ma anche maggiori quote per gli stagionali del turismo nel decreto flussi. C'è il decreto flussi che sta facendo il governo, che dovrebbe tener conto di queste necessità. Nel 2022 i lavoratori stranieri erano stati 8.400, 1.000 in più sul 2021, e per il 2023 si prevedono 9.000 stranieri sulle spiagge. Per trovarli, oltre al decreto flussi, servono formazione e accoglienza. Stiamo portando avanti anche uno studio per rivalutare e rigenerare dei paesi dell'entroterra che stanno lentamente abbandonando. Qui l'intervento ha bisogno di comuni e regioni. Un progetto pilota è in studio in un comune che potrebbe servire le spiagge di Lignano e Bibione. Noi in quei paesi li rivitalizziamo creando le case per i lavoratori stagionali, ai quali gli si offre un lavoro che non sia solo i 4 mesi ma per un periodo maggiore. Abbiamo il doppio beneficio di trovare l'ospitalità per i lavoratori stagionali e al tempo stesso di rivitalizzare dei centri. Per evitare i viaggi conosciuti la stagione passata, le spiagge che con un pullman andavano a prendere camerieri e addetti alle camere a Treviso, cittadini africani e cinesi che in città avevano famiglia e interessi.
E parliamo adesso dell'emergenza idrica, della siccità. Ieri la giornata mondiale dell'acqua, il giorno dopo guardate cosa è successo sul greto di quello che resta del fiume Adige nella bassa veronese. La preoccupazione degli agricoltori per la crisi idrica è alta e a Legnago hanno voluto evidenziarla in modo eclatante. Una trentina di operatori della terra ha convocato la stampa in un luogo insolito, sul letto del fiume, una delle secche evidenziate dalla siccità nell'ultimo anno e mezzo. Con senso scenografico hanno portato una rotoballa di fieno nel cuore dell'Adige e sopra vi hanno adagiato i prodotti che, se non sarà garantita l'irrigazione, rischieranno di sparire. Il livello così basso non si era mai visto. Sì, io mi ricordo che l'acqua, quando anche dieci anni fa, arrivava sopra la mia testa, insomma. Qui mi sarei annegato se non fossi stato capace di nuotare, perché l'acqua era a questi livelli, diciamo. Dal livello dell'Adige dipendono l'irrigazione, sia attraverso le derivazioni, sia attraverso le falde, ma anche l'ecosistema. Da qui la ricerca di soluzioni, con proposte che verranno analizzate in un convegno pubblico a Legnago. Ho organizzato in Consiglio Comunale nella serata del 31 di questo mese, presso la Sala Civica, tratteremo appunto questo problema della siccità e vediamo a che punto sono gli studi di fattibilità. La nostra proposta è quella di creare degli invasi, dei bacini, dei sostegni lungo tutto l'Adige che possa tenere dell'acqua, che continui però a proseguire il suo tragitto per andare al mare, ma che si creano degli invasi per aumentare l'altezza. Anche gli amministratori locali saranno al fianco del gruppo di agricoltori. Le istituzioni di Legnago sono senz'altro vicine ai nostri agricoltori che più di altri soffrono il problema della crisi idrica. E qua a Legnago, più che in altre zone, si può vedere ad occhio la gravità del problema. Siamo sul letto del fiume e stiamo camminando sul letto del fiume. Il sit-in del mondo dei campi sul letto del fiume, più di tante parole, descrive la criticità del momento e i rischi che può avere l'intera bassa veronese. Quell'habitat che ha fatto di questa zona una delle più belle della nostra provincia e che ha bisogno di rivivere. Dobbiamo fare di tutto perché l'acqua continui a scorrere, soprattutto nell'Adige ed evidentemente poi anche nei corsi vicini, perché ne va della capacità di sopravvivenza del nostro ambiente, della fauna, della flora del nostro ambiente. E ora parliamo di scuola, vi presentiamo anche il più grande intervento grazie ai fondi del PNRR sulle scuole superiori in Veneto, uno degli importi maggiori, perché si parla di svariati milioni di euro in Italia. Siamo a Feltre, l'istituto è il Negrelli e diventerà insomma per eccellenza la scuola del futuro. Vediamo. La necessità ineludibile. Un contributo di quasi 16 milioni di euro derivante dai fondi PNRR per l'intervento di riqualificazione dell'Istituto Negrelli Forcellini di Feltre, che prevede la demolizione e la realizzazione di un nuovo complesso scolastico entro marzo 2026. Il progetto è il più grande del Veneto. Siamo riusciti a ottenere il più alto finanziamento di tutta la Regione Veneto, uno dei più alti in tutta Italia, quindi questo è merito della nostra squadra che ha lavorato molto bene, è riuscito a presentare un progetto credibile e oggi l'abbiamo presentato ufficialmente, permetterà ai quasi 600 ragazzi del Negrelli di poter avere nel giro di 3 anni una scuola sicuramente nuova, sostenibile anche dal punto di vista energetico e questo è, penso, un grandissimo traguardo, un grande risultato. Una grande agora centrale, luogo di ingresso e di ritrovo, con una scalinata che porta ai piani superiori, ma che può fungere anche da biblioteca open space. 4 edifici collegati tra loro, legno, vetro e verde. Questo è il progetto dei 4 partners coinvolti nell'intervento. I partner coinvolti siamo noi, 77, poi c'è lo studio Perillo, Holzner e Bertagnoli e Vanzega, che è uno studio padovano, quindi questi sono gli studi coinvolti. L'idea è quella di fare un istituto funzionante con struttura in legno che non sia solo un dispositivo iperperformante a livello energetico e distributivo, ma diventi anche una scuola bellissima. Abbiamo lavorato anche con una pedagogista molto importante che si chiama Beate Weiland e questo secondo me caratterizzerà in maniera iperperformante gli spazi, perché per la nostra esperienza quando la scuola è anche bella funziona meglio.
tra i principali progetti della provincia che rientrano nel piano del PNRR ci saranno anche le riqualificazioni della mensa dell'Istituto della Lucia di Vellai e di quella dell'Istituto Folador de Rossi a Falcade, della palestra e dell'area sportiva dell'Istituto Tecnico Colotti di Feltre e dell'area sportiva di pertinenza del Liceo Dal Piazza di Feltre. E ora vi facciamo vedere, perché le nostre telecamere hanno immortalato un tunnel finora segreto, quello dell'ex base NATO di Afi, costruita in epoca di guerra fredda, siamo negli anni 50 e 60. In questo fine settimana il comune di Afi e questo tunnel, l'ex base, è stata inserita nei luoghi da visitare nelle giornate del FAI e allora potrete vederlo dal vivo tutti. Vediamo. Un tour di 4 chilometri per scoprire una meta ambita da anni, quella della West Star, l'ex base NATO che aprirà le sue porte sabato e domenica ad Afi ai visitatori per consentire loro di assaporarne il fascino. Luogo di comando e centro strategico, l'ex base è stata chiusa definitivamente nel 2007. È la più grande d'Europa con i suoi 13.000 metri quadrati, ma non sarà visitabile per intero in quanto ci sono in corso dei lavori per consegnare il progetto di recupero che vuole farne un museo dedicato alla guerra fredda. Ma solo il lungo tunnel antiatomico che si snoda sotto il monte Moscal. La visita partirà dall'ex stazione di Afi, costruita a fine 1800 per collegare con Verona i paesi alle pendici del Baldo. Proseguirà poi attraversando Villa Poggi per arrivare qui, all'interno del bunker. Per chi volesse partecipare è sufficiente che si rechi in loco tra le 9 del mattino e le 16 di sabato e di domenica, e potrà appunto con un piccolo contributo partecipare alla giornata. Noi forniremo anche un piccolo dépliant sul comune di Afi in modo che sia visibile sia il centro storico che anche la passeggiata tra le pale eoliche. È la prima volta che il comune di Afi rientra nella lista del FAI per quanto riguarda le giornate di primavera con i suoi angoli. Il bunker, il parco di Villa Poggi, l'ex stazione rientrano così tra i 40 angoli imperdibili d'Italia. Lo sport, il basket, uno storico traguardo per le ragazze del Familaschio in semifinale di Eurolega. Pallaromare in festa, il Familaschio vince e questa non è certo una novità, ma per la prima volta conquista le semifinali di Eurolega. Valencia battuto 62-53 in gara 3. Scoglio dei quarti superato e per le Orange, per la verità in bianco, nella storica serata europea, ecco l'approdo alla Final Four, assieme a Praga e a due squadre turche, Fenerbahce e Mersin. E la gioia più incontenibile di tutte è quella di Patron Cestaro. Con la vittoria su Valencia, Schio chiude il percorso di Eurolega al Pallaromare da imbattuto, un altro traguardo storico. Un successo nato da una difesa granitica che ha concesso 31 punti nel primo tempo e la miseria di 22 punti nella ripresa. A segno in 8 nel roster di coach Dikeoulakos. Top scorer Ndur con 17 punti, poi Keys 14, Howard 11, Mabry 7. Da 21 anni una squadra italiana non arrivava così avanti nella massima competizione europea, la Champions League del basket. Negli anni 80 i 5 successi di Vicenza, targato Zolu, Fiorella e Primigi. Ora Schio prova a inseguire il sogno. Final Four al via a metà aprile. La sede sarà decisa a giorni, se la giocano Istanbul e la favoritissima Praga. Ci fermiamo su queste belle immagini di esultanza. Grazie a tutti per l'attenzione, a tutti voi un buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Banca Valsabbina, la banca che cresce con te, dal 1898.